Benvenuti sul canale di Non aprite questo blog, sul canale Twitch. Io sono il Gonz, se volete... Vai, prima introduciamo l'ospite che è Alex Visani, che Ciao. è il creatore della Spasmo Video, però oggi voglio farti reintrodurre tutto quanto, perché comunque può essere che capiti qualcuno su sto video e dica ma che è la Spasmo Video? Noi invece ne parliamo perché ormai è la storica Spasmo Video, quindi è giusto invece ricominciare da capo. Prima di far parlare Alex, di presentarsi, eccetera, di presentarlo, vi invito a seguire il canale Twitch di Non aprite questo blog, di seguirci su Instagram e tutti i vari social. Più ne fanno e più noi dobbiamo, insomma, andare sulle piattaforme. Alex Visani, regista di Stomach, Tomac. creatore della collana Spasmo Video, che è qualcosa veramente di unico per un fan dell'horror. Cioè, qualcosa è un sogno, perché io stesso parlavo con un mio amico della mia età, quindi noi siamo un po' vecchietti. E una volta, cazzo, trovare la videocassetta con quel film particolare che arrivava in una lingua sconosciuta, tu te lo guardavi lo stesso. Insomma, raccontami un po', Alex, insomma, cos'è per te Spasmo, com'è nato e soprattutto spiega che cos'è, cioè che cosa porta. Ma guarda, Spasmo è nato grazie alla collaborazione con Giacomo Giannucci della Wondervis, che adesso tra l'altro è portato avanti e da un movimento della Wondervis. Ma Spasmo è nato come la commissione di due idee. C'era Giacomo che aveva questo nome per questa linea, ok? E però mancavano un po' i contenuti, sicché io mi sono buttato lì e ho detto vogliamo dedicare una linea, l'unica linea vera e propria italiana, un video dedicato al cinema splatter, underground, al cinema sconosciuto, al cinema oscuro, al cinema anche un po' più deviato in particolare. Così è nato questo progetto. Siamo partiti iniziando, diciamo, a sondare il territorio, contattare vari distributori, vari registi, e col fatto che io comunque sono tanti anni che seguo il cinema horror in generale, ma nella fattispecie il cinema underground e il cinema splatter, di cui sono grande amante. Diciamo, grazie un po' alla mia conoscenza, grazie ai contatti di Giacomo, siamo mossi bene e piano piano siamo riusciti a creare questa rete e acquisire vari titoli che ho visto sono stati molto apprezzati dai fan, sia del cinema horror, ma soprattutto i fan del cinema quello scuro, del cinema splatter, del cinema diverso. Grazie anche alle grafiche di Giorgio Predaro, che hanno creato una linea unitaria, siamo riusciti a creare una sorta di collection che spinge proprio appunto l'amante del cinema splatter a collezionare tutti i titoli. E che sono titoli che spaziano un po' siamo partiti con l'underground splatter tedesco, siamo spostati negli Stati Uniti, andremo anche in Sud America, abbiamo acquisito il Canada, il Messico con Atrozzo, titoli più recenti. Sì, E insomma, la linea infatti definita. una domanda che volevo farti dopo era i prossimi. Oggi vediamo l'anticipo i 4 Spasmo nuovi, dopo che c'è stato un piccolo cambiamento o Movies, Digit Movies, c'è stato un piccolo stop, diciamo, e poi per fortuna tutto è tornato come prima. Vediamo i primi Si è rafforzato, insomma, diventa ancora più. 4 Spasmo della Digi cioè distribuiti Digit Movies. Che ringrazio per avermeli mandati, insomma, e sono riuscito anche a vederli, ma ora li vediamo. Chi è Alex Visani? Provo a dirlo io così. Intanto è un regista, perché ormai hai tantissimi film alle spalle. Io purtroppo ne ho visti solo due, che sono Piramide e Stomach. E, tra l'altro, infatti, volevo dirti, ma mandami qualche film Ti mando sia i tuo. cortometraggi che i primi film che ho fatto quando ero proprio un ragazzino, cioè avevo 20 anni. Te li mando, così Grande, grande, così. vanno visti col beneficio del fatto che ero veramente un bambino, Ma certo, ma certo. Tu sai che io ho una grande attenzione per il cinema indipendente. Intanto approfitto un attimo per salutare Dardiga, Thomas Ciolin, Macerso, Saul Werner, MC. Grazie per essere qua. Scrive Blade Killer, che lui è attento, sa che l'unico titolo di tutti quelli che ho fatto, dai più amatoriali, è il primo film che ho fatto che ancora non è uscito.
E ci stiamo lavorando, è che devo sistemare l'audio perché la master era una VHS del 99. Ok, E stai quindi restaurando un restauro è po'. un po'. Ok, però ce la faccio. Chiaro. Adesso, vabbè, finisco di dire, comunque, oltre ad essere un regista, ci hai raccontato in un'altra live, comunque, che tuo padre possedeva una sala cinematografica, quindi come si fa a non innamorarsi del cinema? E soprattutto, poi lì hai visto i primi film horror, i primi film di paura, eccetera. Poi mi è venuta in mente un'altra cosa, che com'è oggi, cioè per te che hai iniziato magari con un VHS forse, una telecamera, esatto, oggi che ho guardato giusto l'altro ieri Unsane di Soderbergh girato con l'iPhone 8, mi sembra. Cioè, com'è per te oggi, cavolo, dire, ma che cavolo, ma ci fossero state cose? Cioè, oggi un'ottica di un cellulare è di qualità superiore a una telecamera di 20 anni fa. Quindi, un po' ti viene da mangiarti le mani, no? Dici, cavolo. Guarda, da un lato ti viene da mangiarti le mani, però dall'altro ti dico che il percorso che ho fatto io, partendo proprio dall'analogico, il VHS, il Super 8, l'8000, il Rai 8, fino ad andare al DV e poi al digitale vero e proprio, in realtà è stata una palestra, perché al di là del fatto che io vivo di questa professione e i film horror sono la mia passione, quindi quando riesco a trovare budget li faccio, ma non è quella la mia fonte vitale, ok? Io vivo con un altro tipo di professionismo nel video. Però ti dico che l'esperienza dell'analogico è stata una grande palestra che ti Anche impegna a risolvere un sacco di problemi che poi ti... non avere soldi è una palestra, no? Assolutamente, quello è... Infatti vediamo tante opere americane ricche di denaro uscire sconclusionate, diciamo, magari. Valuta che io quello di Soderbergh non l'ho visto, quello è girato con un iPhone 8, 10, Quello cos'è? che è girato con 2 lire, veramente. Sì, 2 lire, però sono sempre le 2 lire degli americani. E 2 lire degli americani Sì, passano dal milione di dollari andare su le 2 lire, attenzione. Poi, per esempio, lui ha Matt Damon che probabilmente ha recitato gratis, capito? Probabilmente, o comunque gratis di Matt Damon sono 45.000 euro al giorno, che è gratis, no, Matt Damon prende mezzo milione o 1 milione al giorno. Certo. Quindi se viene gratis viene per 30.000 euro al giorno, ecco, sono cose da ragazzi, ecco. Comunque, oltre a questo, comunque sei stato anche un blogger di cinema horror, no? Cioè, hai scritto tante recensioni, insomma. Ci sei cresciuto praticamente con questa roba. Quindi mi sembri, poi stai dimostrando con appunto con Spasmo Video di essere assolutamente la persona giusta per portare questo sogno che si è materializzato. Io, Grazie. vabbè, ho tutti gli Spasmo grazie a Giacomo e li ho visti tutti. Amo tantissimo Olaf Ittenbach e ringrazio Alex e Giacomo per avermelo fatto conoscere perché io non sono così capace di andare a cercare le chicche. E oggi siamo qua a parlare di quattro Spasmo nuovi che secondo me segnano anche un grande cambiamento, evoluzione nella collana. Perché intanto perché ci sono due film simili e poi c'è un film che è proprio, secondo me e anche secondo te perché me l'avevi detto, un capolavoro. Cioè, è proprio. Non è un film capolavoro inteso come un bello splatter, un bel figo, è proprio un gran film, cioè è proprio un gran film. Allora io ti chiedo, visto che ce li ho qua, li faccio vedere così facciamo un po' di pubblicità, anche se secondo me di questo passo non ne avranno più bisogno, perché se si lavora bene, uno è Found, di cui tra l'altro è stato scelto di non fare l'illustrazione con Giorgio. Sì, ah, diciamo, ah, Sono sì. curioso poi anche di sapere queste scene. No, nel senso ci stanno, le fanno anche altre case, no? Magari altre case tengono la copertina anni 80 oppure la rifanno. Diciamo che Giorgio ci ha rimesso le mani, ma ha mantenuto, diciamo, più o meno quello originale, però dando comunque quel rosso spasmo, ok? Cioè, L'altro è Aatrox, ammazzata, sì. ammazzata incredibile, poi dirò anch'io la mia. Gli altri due, un po' più in vecchio stile, insomma, trescioni, anche comici, diciamo, sono Killing Spree Adoro, adoro, adoro. e The Dead Next Door. E devo dire che io ho apprezzato tutti i film, vabbè, nella mia personale classifica,
Killing Spree è l'ultimo, vabbè, il più bello in assoluto è Found, e Aatrox mi è piaciuto, e anche The Dead Next Door. Devo dire che sono veramente quattro film della Madonna, quattro film della Madonna. Allora ti chiedo, da quale vuoi cominciare? Da quello che ti è piaciuto di più, o comunque che hai più cose da dire, Ma guarda, o possiamo scegli tu, iniziare scegli. se vuoi per direttissima da Found, perché poi Iniziamo da fa. Found è anche il titolo che gli ho dato, La caccia per un bel pezzo, e con Giacomo insomma ci ha avuto anche un certo impegno economico per acquisirlo, sia Found che Atroz, però tu a Found gli abbiamo dato La caccia, perché io è un film che ho visto ma poco dopo la sua uscita, no? Ma ancora non se ne sapeva nulla del film, e mi aveva veramente sconvolto, sconvolto, ma perché è un film che tocca delle corde in una maniera veramente inquietante, è in grado alle volte di portarti in dei posti che tu dici, ok, lo stai seguendo, sei preso, e poi dici, dove mi sta portando? Cioè, cosa mi sta Infatti, portando a pensare questo film? se mi permetti, è ricco di argomenti. Faccio una piccola intro, così per contestualizzarlo. Il film è del 2012 di Scott Shermer con Gavin Brown e Ethan Fipek. La cosa curiosa è che il film inizia con una frase del bambino protagonista che dice: "Mio fratello ha una testa umana vera nell'armadio, dentro la borsa da bowling." E da questa frase parte tutto un mondo da scoprire. E infatti tu stai dicendo una cosa giusta, cioè ci sono tantissimi argomenti in questo film, eppure sembra un microcosmo dove non succede niente. Invece no, si parla di famiglia, di società, di razzismo, di bene e male. Il bambino, ti faccio una mia piccola analisi, poi il bambino, tra l'altro, che sembra questa entità così buona, ha un lato oscuro anche lui, perché è comunque attratto dalla testa, quindi e ricorda molto il lato oscuro che anch'io ricordo di quando ero bambino, no? L'attrazione verso la morte, esatto, che poi magari sfocia anche nella passione per i film horror, no? E poi su questo lascio dire qualcosa a te, perché trasuda la grande passione per i film horror, la storia proprio, perché vengono citati, no? Ma è assolutamente sì, e quello che mi ha colpito tantissimo di Found è stato proprio il fatto che il regista, evidentemente, ha vissuto non la parte horror, ma la parte della passione, come l'ho vissuta io, l'hai vissuta tu, per il cinema horror da ragazzino, l'attrazione verso l'orrore. E quello che mi ha coinvolto molto, io trovo molto realistico, al di là poi delle derive truculente o morbose che il film prende, ma è come il bambino si approccia nei confronti dei film dell'orrore, nei confronti delle VHS del fratello, che è una cosa che in realtà io da ragazzino facevo con gli amici, si noleggiava tutti insieme, ci si spaventava. E ho trovato veramente un'atmosfera verace, autentica, che descrive senza parole quello che realmente un ragazzino attratto dall'orrore prova quando si rintana al buio della stanza e vede un film del genere. Poi, ovviamente, il film prende una strada veramente molto particolare, va a sondare territori molto pericolosi. Certo, ma non lo spoileriamo sicuramente. Esatto, sì, esatto. Però, insomma, sicuramente c'è se uno è un amante fin da piccolo del cinema horror, ci può essere un'operazione di immedesimazione molto forte con Found. Certo. E c'è anche questa cosa adesso mi viene in mente la testa, l'attrazione per la morte, così, a quei momenti in cui quando sei piccolo, che puoi avere anche 6 anni, così, e vedi magari il piccione morto, soprattutto qua a Milano sono i piccioni spiaccicati. Mamma mia. E Da noi c'è quindi l'Italia, insomma. sei attratto da vedere come è fatto dentro, c'è delle robe che uno dice: "Ma cosa sei, un pazzo maniaco?" No, è No, ma una. Io penso che sia una curiosità del tutto naturale. io credo che sia anche, se ne posso permettere l'azzardo, sia anche salutare per il bambino confrontarsi un attimo con la Certo, morte, no? In qualche sì. modo. Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Intanto approfitto perché quando vedo un complimento vado in brodo di giuggiole. Complimenti, Gonz, per queste live e grande Alex per Stomach e la collana Spasmo Video. Tra l'altro, i nickname dei miei, insomma, di quelli che mi seguono sono sempre fantastici. Midsomaniac è nuovo, nel senso che segue da poco, ma ha un bellissimo nick. Sì.
L'horror serve a esorcizzare la paura della morte. Certo, io tra l'altro ritengo, scusa se divago, ritengo che sia anche, forse l'ho scritto anche in qualche recensione, una sorta di pseudo seduta psicoterapica, nel senso che Allora affrontare le proprie le paure, che possono essere anche quella, che ne so, di essere amputati, uccisi, violentati. Anche in micro quantità, perché tu chiaramente non è che hai fortunatamente un'immersione così forte. Cioè, mi immagino un film immersivo con gli occhiali, tipo Atrox, no? insomma, Ci pensi che bello sarebbe, fa vedere. non lo so se lo affronterei, Esatto. No, tra l'altro, dopo, ecco, appunto, non andiamo subito su Atrox. No, beh, sì, poi insomma, possiamo anche passare ad adesso. Sì, passiamo ad Atrox, perché comunque non so se tu vuoi dire qualcos'altro su questo fantastico film. Io dico una cosa e poi chiudo. Questo è da comprare a scatola chiusa, cioè, questo. Praticamente mi hai tolto le parole di bocca, cioè quello che io posso dire su Found è semplicemente, anche se non siete collezionisti di Spasmo Video, ma siete Esatto. amanti di horror, dice, dovete prendere Found, non volete gli altri, non importa, ma Found lo dovete vedere, Abbiamo assolutamente. venduto, facciamo come le aste, guarda, venduto, un found venduto. Un Found, no, però No. veramente ragazzi, è una bomba, dovete Tra vederlo. l'altro, molta mia fanbase è collezionista. Io volevo darvi questa immagine, perché molti dicono quanti film hai, quanti. Io so di gente che ha 3.000 film horror, quindi io non mi confronterei mai con loro. Ma posso dire una cosa, che se tu sei un fan dell'horror, prendi questo film e ci sono i posizionatori per mettere al muro, e metti solo questo sul tuo Vero, muro, fa un figurone, è posto, va bene, vale 1.000 film. perché dai un segnale a chi lo vede, dici cavolo, cioè, l'essenzialità sta in questo film, è stupendo, violento comunque, non come il prossimo film di cui parleremo, però c'è un po' tutto, Poi la violenza, sai, scende a dei livelli un po' più sottili in no? Found, Sì. l'altro più, no? Atroce. Ah, adesso ci arriviamo. Comunque, volevo dire anche che secondo me sono molto bravi gli attori, soprattutto i due figli, quindi il grande e il piccolo, e devo dire che anche tecnicamente, cioè, insomma, è girato bene. È girato bene, è bello asciutto, pulito, non c'è, non straffa mai, è proprio l'essenziale. E Quindi, quasi grande film. nell'orrore, spesso è quasi freddo come tocco. Passiamo, questo è l'unico che per ora ho recensito, ma li recensirò tutti, solo che io sono un po' lento a scrivere. Io scrivo ancora come sei in prima elementare, quindi le recensioni ci mettono tanto. Questo Atrox è di Lex Ortega, film che quando uscì ne parlarono tutti, no? Perché è film più violento possibile, eccetera, eccetera. Adesso io non sono il massimo esperto di film estremi, e anche perché una volta ero in un gruppo di film estremi, ho postato una roba di un film non estremo, Lo cioè facciamo. horror normale, mi hanno riempito di insulti e l'hanno mandati a cagare. Quindi non ho mai potuto aumentare la mia cultura di film estremi con loro, perché non ero fatto per quello. Comunque, Non è ridegno, questo film è il primo film da adulto che mi fa chiudere letteralmente le palpebre per non guardare. È la prima volta che mi capita. Ma non tanto perché quello che vedo mi sembra troppo reale, anche se è fatto bene, ok? Ma perché ero stufo, non so come dire, ero saturo di violenza, capito? E quindi è arrivato a un certo punto, oh, non ce la faccio, non ce la faccio, chiudo gli occhi. A sta scena chiudo gli occhi, quindi per un secondo o due ho chiuso gli occhi e ho fatto no, basta, ancora. Quindi per me il film più estremo che abbia mai visto, non tanto perché i tagli, le amputazioni, quello, quella, ma tutta la ricetta insieme, tutto il contesto, tutto quanto e anche il background del regista e di chi l'ha aiutato, insomma, a portare questo film è inquietantissimo. abbastanza. Ti lascio dire qualcosa, intanto lo mostro. Ma Atroz, allora, se si parla di film estremi, diciamo che definire come molti hanno fatto Atroz
il film più estremo del cinema horror non è così, ma sicuramente stiamo parlando veramente di una mazzata che è durata una gestazione di quasi 6 anni da parte del regista per realizzarlo, con diversi formati, diversi cambi di idee. Se si nota, una certa parte del film è sviluppata come August Underground, ok? I vari film di Fred Vogel. Poi dopo ha preso tutta un'altra deriva, fra cui il colpo di scena finale, vari sviluppi anche, diciamo, sociali. Ma al di là di questo, in Atroz, la violenza va di pari passo con un'altra cosa che colpisce tanto, che è la sporcizia. Cioè, è proprio un film lurido, cioè Sì. veramente un film pesante, veramente un film Sì, molto una roba pazzesca. Come ho scritto nella recensione, c'è cacca, pipì, tutto, coprofagia, il ogni sorta di necrofilia. dildo col filo spinato che vengono, cioè, una roba allucinante, insomma, ecco. Una roba allucinante che però io ho due tematiche di cui voglio sapere la tua opinione. Una è proprio questa qua dei film estremi, cioè io amo prendere in giro una categoria di fan dell'horror che chiamo congiuriani, che sono quelli che guardano i film dei congiuri, eccetera, perché credono nei fantasmi. E io ritengo che loro non amino veramente la forma d'arte cinematografica, loro vanno alla ricerca di queste storie che credono siano vere, no? Esatto, quindi non sono veri amanti del film, quindi non cresceranno mai culturalmente da quel punto di vista. Allo stesso modo, e per loro non ho ancora trovato un nomignolo, io credo che esistano delle persone che cercano i film estremi solo per una questione, diciamo, puramente, dico erotica, ma una sorta di perversione che hanno, quindi anche loro non li considero dei veri amanti del cinema. Invece io, guardando Atrox, non lo considero affatto una specie di porno per persone che si Assolutamente. vogliono, perché in realtà dietro c'è una storia molto importante, che è quella delle condizioni sociali del Messico, del cartello della droga, delle squadroni della morte. Cioè, ragazzi, c'è da aver paura di tutti in Messico, cioè persino l'ex Ortega, che sarà un bravo ragazzo, c'ha una faccia da criminale. No. No, è proprio. Vabbè, poi ovvio che per portare avanti un film del genere in qualche modo si deve essere. Adesso non lo so, metto le mani avanti, però è ovvio che in qualche modo si deve un po', diciamo, andare a infilare in certi ambienti che, ecco, insomma, non sono Non molto. deve essere stato facile neanche quello. Capito? Poi dopo, Anche ovviamente, come lui vivendo in Messico si sa muovere bene, a uno come me mi appendevano due pollici, insomma, ecco. Esatto. Insomma, film tosto, 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 ecco. Però esatto, volevo chiederti, giusto anche per non parlare solo dei film, perché comunque so che alla gente interessa anche sapere un po' più chi sei tu, visto che sei anche colui che poi porta questi film. Tu cosa ne pensi di questa cosa qua? Cioè, sei d'accordo sul fatto che effettivamente ci sia questa scissione tra fan dell'horror e ricercatori Ma di emozioni forti, che può essere il video vero dell'uccisione, come il film. sì, cioè, diciamo che il fan dell'horror, il vero fan dell'horror, ma non è qui un discorso di puristi o di poser. Il vero fan dell'horror è quello che sta un po' al di sopra di queste cose, sia dei congiuriani, come li chiami tu, che sono quelli che guardano il film esclusivamente perché l'esorcismo di Emily Rose è successo veramente. Ok, allora è così, ecco. Sicuramente. Sicuramente, c'eravamo anche noi. E quindi, a parte, e così come quelli che sono i ricercatori dell'estremo, ma l'estremo diventa un gioco, diventa quasi uno status fra gli amici. Sentivo l'altra volta, per Sì, esempio. tipo, io ho visto una cosa più estrema della tua. L'altra volta ero fuori dal bar, tra l'altro mi fu dell'inquadratura anche la giovane Ingrid che dovrebbe essere arrivata. Oh no, ecco. Ciao Ingrid. E praticamente, ad esempio, l'altra volta per assurdo ero fuori dal bar, ti giuro, stavo aspettando dei clienti. E a un certo punto sento uno che parla con un altro, che erano due motociclisti, no? Ma di paese, due harleisti, diceva: "Oh, però tosto, io ho visto Serbian Film". Allora mi sono avvicinato, mi sono messo ad ascoltare. Ti sei messo a ascoltare. E tra l'altro, la disamina che ha fatto il ragazzo che aveva visto il film, aspetta che non riesco, la disamina che aveva fatto il ragazzo che ha visto il film non era neanche così stupida, cioè alcune cose le aveva viste, ma era evidente che non era un amante dell'horror, ma semplicemente una persona che nel gruppo di amici harleisti, oh, io ho visto questo film, ci vogliono le palle per vederlo, e tutti gli harleisti guardano solo quel film, Sì, capito? tipo No, non veramente. che abbia con gli harleisti, attenzione, no, sto parlando di questo gruppo che, ecco, questo per farvi capire, questi non sono fan dell'horror.
Cioè, sono di passaggio Sono di così. passaggio, sono d'accordo con te. No, perché ogni tanto penso di essere un po' troppo. Cerco i nemici ovunque. No, 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 quello che dici tu io Ci concordo sta, pienamente. secondo me, no? Ci sta. Molto spesso quando noi usciamo a cena e parliamo di horror, la gente ci dice: no, ma a me non mi piace proprio l'horror, quello col sangue, mi piace più quello psicologico. Sì, no, vabbè, io per esempio, vabbè, a me piace tutto, nel senso che mi piace dalla commedia al musical all'estremo, Aatrox mi è piaciuto alla fine perché Visto che mi sembra proprio oggi è pubblicato anche la creatura della Laguna Nera, no? Il Ah mostro sì, della perché mio figlio sta vedendo tutti i film, mio figlio che ha 5 anni e mezzo ha già visto quasi tutti i mostri Universal. bene, perché mio padre alla stessa età, 6 anni, mi faceva vedere il mostro della Laguna Nera, il ritorno del mostro, terrore sul Quindi posto. rischio che diventa come te. Ma Allora no, aspetta. questo no, attenzione, no, valuta, valuta No, sto bene. scherzando. Comunque, permettimi un secondo di presentare Ingrid, perché se nessuno l'ha presentata da Cafoni, non direi niente. Ingrid è attrice e, vabbè, posso dirlo, compagna di Alex, ma anche fa volto delle spasmopagelle, che devo dire, più le guardi e più. Cioè, io avevo, su Topolino da piccolo, c'erano le storie dei G.I. Joe. Alla fine, compravo il Topolino solo per quelle 2 pagine dei G.I. Joe. Ora, gli spasmo li guardo solo per Ingrid. Perché voglio vedere le spasmo. No, devo dire che ti prendo. Cioè, poi ogni volta dici, ma che si inventa stavolta? Qualche volta anche noi ce lo No, chiediamo, che ci si stanno inventiamo di brutto perché danno proprio, secondo me sono una genialata, perché danno proprio l'idea che c'è dietro, cioè non prendiamoci troppo sul serio, non prendete troppo sul serio, perché questi sono anche film che è capace che arriva uno e ti denuncia, che dice che chissà che cazzo stai proponendo alla società, vuoi sovvertire il sistema, no? Invece no. assolutamente. E niente, quindi ho presentato Ingrid. Poi, se vuoi dire anche qualcosa sui film, ci interessa, visto che immagino che frequentando uno così ormai sarai espertissima. Guarda, in realtà posso raccontarti una chicca personale, non so se mi posso permettere. In realtà Certo. noi ci siamo conosciuti facendo un po' come gli arleisti, cioè tipo, oh, ma io guardo un sacco di Ah, horror sì. e Io più di te, io più di te. lui mi fa, ma se ti dico Cannibal Holocaust io ti rispondo a Serbian Film. Ah, ok. Era Ci stato. siamo conosciuti a colpi di horror estremo, perché io per esempio rispetto a lui sono molto più estrema. Sì, le Cioè, donne sono, lo capisco, perché subiscono troppe ingiustizie e quindi hanno una cattiveria dentro che devono sfogare. sì. Come personaggio lui è più serioso di me, io sono molto più caciarona, diciamo, anche nel spasmopagelle si vede che io sono la componente un pochino più scherzosa, no? Rispetto a lui. Mentre poi quando guardiamo i film, quelli un pochino più di cattiveria, magari Lei li apprezzo più io di lui. sì, cioè nel senso io sono più, a me piacciono tutti, però lei se più è cattivo è, deve essere fatto in una certa maniera, più cattivo è più l'attrae. E io posso guardare quello. Vabbè. Ma le donne, non dico niente perché sennò mi attirò l'odio. intanto volevo salutare Alessio Balbi, che credo tu conosca perché infatti, poi. Volevo dirti che Dardiga, Darioski, che tra l'altro ha un podcast molto bello sul cinema indipendente, ti ha chiesto prima qual è il film più estremo horror per te. E allora io ti chiedo, lo porterai a spasmo? Su Spasmo c'è il progetto di portare alcuni film veramente tosti, fra cui se Più riusciamo tosti di Aatrox? Siamo sì, lì. beh, insomma, c'è un film che allora ovviamente è molto più povero e molto più amatoriale, ma che è uno dei film più splatter del mondo, che è un film tedesco, si chiama Das Coma Brutale Duel. E è presente una serie di sbudellamenti dal primo minuto all'ultimo con questi immortali che si fanno a pezzi, perché essendo immortali devono essere ridotti a pezzettini per non potersi rialzare in piedi e combattere. È un film realissimo, ma rispetto a Troz è 100 volte più violento, cioè è un massacro per 75 minuti, a aperte, gente che entra nello stomaco, esce dalla schiena, cosa, cioè è un delirio. Ecco, Samuel dice no, portalo subito, cioè nel senso devi proprio andare là e prendere il film e portarlo qua. Esatto, poi dopo la cattiveria è un'altra cosa, perché ovviamente un Atroz è più cattivo lì, magari la violenza ti arriva più forte perché Atroz è più cattivo,
quest'altro è più una stronzata, diciamocelo, ecco. Vabbè, più trash. Beh, sì, altamente più trash. Però, insomma, a livello di violenza, ma c'è tanta altra roba. Comunque, per quello che chiede Dario, io non c'è niente da fare. Cioè, a me se mi chiedono qual è l'horror più estremo, a me viene da dire, anche se non è un horror, a me viene da dire Salò. Perché comunque un Ah, film come sì. Salò è una No, cosa. Visitor Q. No, Salò è più pesante, Salò è più pesante. Salò di Pasolini è un film veramente insostenibile, secondo me. Visto in versione integrale è una roba proprio che strappa le budella, Ma veramente. te lo vedi Salò nella collana Madonna, guarda, che spasmodica? lo faccio. Sarebbe Sarebbe da farlo, ma il Spasmo tratta solo prodotti internazionali, quindi abbiamo escluso tutta la roba italiana. Ah, ok. Se pensa che sono così arguto che non me ne ero neanche accorto di sta roba. No, perché però se ci fai caso Spasmo solo prodotti internazionali, il resto ci sono altre collane Digit Movies. Certo. Però Va Spasmo bene. abbiamo proprio deciso di dedicarlo solo all'internazionale. E infatti non a caso c'è un'ottima risposta anche all'estero, in Francia, in Spagna, in Stati Uniti acquistano molti DVD di Spasmo. Immagino che sia utile questa cosa, perché sennò se devi campare solo con gli italiani, che... No, no, per quanto il gioco è duro, però non ce la fai. No, no. Esatto. Secondo me Allora, siamo allora su Atrox, ma niente, no, non c'è molt'altro da dire se non che abbiate coraggio, affrontatelo, ecco. esatto. E poi veramente c'è da fare i complimenti perché è un film. Ecco, e approfitto per farti questa domanda perché un film così è qua solo grazie a te. Vabbè, poi grazie anche a tutta la catena che... di Diciamo amici. Conoscenze e amici che hanno lavorato per portarlo, ma quello che che ti volevo chiedere, Atrox è un film, secondo me, che venderete tanto rispetto ad altri. andando bene, sì. Ma Wow, si andando molto capisce, bene. cioè io non sono, cioè, non sono veloce, ma ci arrivo alle cose. E questo, no, no, lo dico io, figurati. E questo qua, mi chiedo, come mai l'Italia, questo c'era da fare qualche soldino. Se ci facevi la pubblicità, eccetera, perché nessuno in Italia ha il coraggio di guadagnare su questo che ne vendi un botto? Domani fai la pubblicità, il film più violento, e ne vendi un botto. Lo so, è che per le pubblicità in Italia c'è tutto un percorso, innanzitutto molto, molto particolare, anche per passare attraverso certi canali è molto particolare ottenere la giusta pubblicità. E poi c'è un altro fattore, che è vero che Atroz e Found sono due film che stanno andando molto bene e sono due ottimi film, ognuno nel suo genere e sottogenere, ma c'è anche da dire che sono fra i film più costosi come diritti della collana. Quindi capisci che Costo, guarda. per far Io, sì sì, che... io in realtà volevo fare una piccola polemica sul fatto che secondo me c'è un po' di bigottismo su questi film, nel senso che comunque questo è un film dove ci potevi guadagnare, ma secondo me nessuno vuole portarli, cioè nessuno ci vuole mettere la faccia con questi film, no? Soprattutto, poi parlando anche di pubblicità, è difficile poterli anche pubblicizzare perché questa forma di moralismo poi si applica anche alla pubblicità, cioè tu vai in un network e dici io ti do 10.000 euro per fare pubblicità, ah ma io questa roba non la metto. No, l'unico modo con cui ti puoi muovere è quello delle piattaforme social, muovendoti tu sponsorizzando o facendo passaparola. Perché ovviamente sono prodotti che, insomma, se cerchi delle piattaforme più aperte, più Mainstream, no. mainstream, cioè vengono completamente boicottati, assolutamente. Quantomeno una Troz. Found già potrebbe in qualche modo rientrare con pubblicità ingannevole, cioè facendolo apparire più thriller e meno tetro, Poi terribile. arrivi al finale. Vabbè, ormai Che l'hai Non diciamo comprato. niente, non diciamo niente. Va bene, facciamo così. Parliamo un attimo anche di questi altri due film. Poi, visto che quelli per premiare quelli che sono qua dall'inizio anche, io costringerò Alex ad raccontarmi che cosa ha fatto i giorni scorsi. Qualcosina ce lo deve dire, perché Alex era a girare un film. È E vero, quindi alla fine parleremo di questo e poi ci saluteremo. Allora, prossimo film. Ecco, su questo lascio parlare molto più te perché io devo dire la verità, non è che l'ho apprezzato tantissimo, anche se devo dire che la scena della vecchia faceva piuttosto ridere. adoro. Questo l'ho Quindi... visto volli fortissimamente volli, veramente, contro È tutti. un film, vediamo, mi sono segnato un po' di cose, che tra l'altro è di Tim Ritter del 1987. Cazzo, ragazzi, ci stiamo parlando di film di 30 anni fa, vabbè.
che tra l'altro ha un nome italiano anche, Delirio. Quindi vuol dire che in Italia c'è già stata un'edizione. Esattamente, infatti, VHS, no? era la Eagle, uscì come Eagle, tra l'altro fu l'ultima ondata prima che la Eagle fallisse, Picture. eccetera, comunque chiudesse la linea VHS. Uscì tra l'altro insieme anche a Notte Profonda di Fabio Salerno in VHS. La VHS Delirio è estremamente rara e ha un suo cult following, perché comunque il film è talmente trash, talmente fuori di testa, tra l'altro c'è l'esclusiva del doppiaggio originale italiano all'interno del DVD, che quando mi è capitata l'occasione mi ci sono buttato. Certo. È un film che è assolutamente fuori di testa, amatorialissimo, ultra underground, ultra trash, volontario e involontario, cioè è un disastro, no? Se lo guardi Sì, è tecnicamente. vero, Eppure c'ha una verve talmente sconsiderata, talmente esuberante, talmente genuinamente monnezza, che è irresistibile. Cioè, se non è irresistibile, è un film fuori di testa, cioè. sono d'accordo sul fatto che sì, è veramente trash. Io personalmente non ce la faccio più a vederli, però devo dire che questo, nel momento in cui iniziano le splatterate, è divertente, cioè fanno proprio ridere, fa un ghignare di brutto. Quindi ci sono anche delle trovate registiche che mi hanno ricordato un po' Peter Jackson, queste cose qua. La fase era quella, un po' Raimi, Jackson, era quel tipo di splatter, Lo ovviamente faccio vedere. fatto in maniera casereccia. Praticamente la storia. Non ho detto la storia degli altri due film, a parte Found. Comunque, la storia vede sto tizio qua che, come potete vedere, ha una faccia da proprio da persona sana di mente. Una persona tranquilla. Che insomma, perché è geloso della moglie, inizia a ammazzare di tu tutti. Sì, ha un diario della moglie che non diciamo altro, Sì, e esatto. il diario va fuori di testa e comincia a uccidere l'idraulico, la vicina di casa, su tutti i personaggi che nelle barzellette teoricamente vanno con le mogli altrui, no? Quindi. Tra l'altro, io l'ho guardato in inglese perché secondo me il doppiaggio italiano lo rende ancora più trash. Sì, beh, sì, il doppiaggio. Perché in inglese non è neanche così recitato male, cioè, nel senso. Eccessivo, ma E quindi niente, questo qua è diciamo, sicuramente quello più trash, più alla Troma quasi, no? sì, Alla diciamo. Troma. Però gli effetti sono fighi, anche se sono casalinghi, sono veramente geniali, divertenti, fatti bene. L'omicidio della Ci vecchia, stanno. cioè, l'omicidio della vecchietta è veramente truculento, eh. Stupendo, stupendo, stupendo. E poi l'ultimo spasmo di questo mese, cioè, che è uscito adesso, è di J.R. Buchwalter e si chiama The Dead Next Door. Ed è un cult in America, no? È un cult ed è girato da un regista, cioè da un regista che all'epoca era un ragazzino praticamente. Praticamente sì. E nel 1989, praticamente un patito di Sam Raimi, tra l'altro mi sembra che ci sia una scena anche che con la telecamera fa la classica carrellata di Sam Raimi. Ma non solo, nella produzione diede anche una mano, sembra Amy in Sì, qualche modo. ancora di più. Tra l'altro voglio sottolineare una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Mi rendo conto che non sempre sia possibile. In questo caso i contenuti extra sono tantissimi, lunghissimi e fighissimi. Io quando ci sono me faccio le scorpacciate. E guardandoli scopri, a parte alla fine la simpatica tragedia che ha vissuto sto film, in riversamenti su riversamenti, eccetera, ma poi alla fine scopri che addirittura il doppiaggio, nel doppiaggio ci sono due attori di Evil Dead e uno di questi è Bruce Campbell, quindi cioè, mica cazzi. Quindi il film è tra l'altro, secondo me, non è trash come l'altro, è un trash molto più strutturato, cioè è un film comunque vero e proprio. Sì, comunque fu girato in pellicola, c'ha delle scene action. Cioè è fatto bene, secondo me è fatto molto bene, certo ha delle cadute, ha delle cose, però ha anche tantissime cose da film serio, professionale, cioè fatto bene. È un continuo di idee, no? Alcune più fantastiche, Certo. portate dentro, action, vai, insegui, dentro la cantina, la setta, cioè comunque un action movie con gli zombie che Con storia, tra l'altro, una storia che c'è. è figa, no? Però Faccio vedere. ad oggi siamo abituati agli action movie con gli zombie, ad oggi, grazie a The Walking Certo. Dead. Ma questo ai tempi era piuttosto originale,
Cioè, non Sì, è proprio. ci sono tante citazioni di Romero, chiaramente, tante citazioni di Sam Raimi, molto citazionista come film. Questo qua è veramente, a me è piaciuto molto di più perché c'è molta più tecnica, c'è più roba. È impressionante parlare così di un film fatto da un ragazzino che all'epoca, se non sbaglio, aveva 17 anni e parlava con attori del calibro di Bruce Campbell, eccetera. E, insomma, sapeva tenere in piedi un set da solo e mica male, insomma. Infatti, non a caso è andato molto avanti nella sua carriera. Ha poi fatto tanti altri film, J.R. Buchholz, ha fatto lavorato per la Full Moon, ha una sua casa di distribuzione che è la Temp. Insomma, è uno che la strada, anche se a livello indie, però l'ha fatta. Cioè, comunque, uno che non ha mollato. Si vede, c'aveva la stoffa, ecco. Sì, ecco, mi collego a questa cosa che hai detto e penso sia lui ha talento, aveva talento, e sia il regista di Found ha talento, eppure uno non è emerso più di tanto, e il regista di Found, anche lui è lì che insomma è sconosciuto, ma con un film del genere è possibile. È un po'. Però Sai chi mi viene in mente? Scusa se ti interrompo. Mi viene in mente quello che ha vinto l'Oscar, che adesso tutti a vedere il film che ha fatto prima. certo. Capito? Adesso in chat me lo scrivono chi è perché non mi ricordo mai il nome asiatico, però Sì, è ha quello di fatto Memoria di un assassino che tra l'altro mi hanno mandato, appunto, ecco, appunto, me l'hanno mandato perché lo fanno uscire in un video finalmente perché ha vinto l'Oscar. Ma è un film della Madonna, cioè un bellissimo thriller, ed esce solo adesso perché ha vinto l'Oscar. Quindi la bellezza da sola non può uscire da. Considera, io non dimenticherò mai quando scusami, morì Grazie, Brandon Alessio. Lee, e dopo che morì Brandon Lee cominciarono a uscire i primissimi film non video in Italia, tipo Laser Mission, non mi ricordo come, film anche inguardabili. Erano B-movie, sì. Certo, Sì, però cavalcavano un po' l'onda del fatto che ha appunto la celebrità. sì. E quello secondo me è colpa della gente, perché comunque. Considera che Schindler, il regista di Found, sia diretto Found e Headless, che è una sorta di spin-off, però lui è un effettista, cioè lui lavora nei set come effettista speciale, quindi la regia sì, ma entra e esce Sì, sporadicamente. magari diciamo, magari quando l'ha fatta ha detto no, basta, non lo faccio più troppo faticoso. Cosa è possibile? Noi tutti quando Cioè, facciamo questa è l'ultima volta. Senti. io stesso per dire ho fatto la scuola del fumetto, insomma, ero molto dotato nel disegno, ma ho sempre pensato che fosse un lavoro faticoso quasi equiparabile al minatore, Sì. perché stai proprio piegato su te stesso ore e ore, cioè proprio stancante. Sinceramente, preferivo fare qualcos'altro. Quindi. Capisco che non, cioè uno possa essere molto bravo e dire sì, però io su un set a impazzire Non ci la vuole. vita non ci sto. Quando poi magari anche i guadagni non sono equiparabili alla fatica, capito? Cioè, Eh sì. comunque, cioè, vabbè, io come fa, cioè, insomma. Uno si porta avanti il proprio lavoro, ogni tanto può entrare e uscire dal set, ma farne una ragione di vita, cioè lavorare tutti i giorni sul set diventa veramente problematico, specialmente se fai. Allora, sembrava tanto tempo, un'ora, in realtà manca un quarto d'ora la chiusura. Intanto leggo un secondo. Grazie a chi mi ha scritto Bong John Ho, spero si dica così, che è il regista di Memoria di un assassino. Basta, ok. Poi andiamo al dunque. Andiamo al dunque. Cosa ci puoi dire di bello? Cosa puoi dire in esclusivissima a non aprire questo blog su cosa hai girato con un tuo amico di cui adesso faremo il nome e magari parliamo anche del suo film che sta per uscire? Allora, guarda, io posso dire due cose. Una è il nuovo uscito Spasmo e uno quello che abbiamo girato. Allora, guarda, vado direttamente con quello che abbiamo girato, così spezzo un attimo il ritmo di Spasmo. Allora, praticamente era un progetto che già avevamo iniziato e abbiamo dovuto terminare per forza post-Covid, perché le cose si erano interrotte a causa del Covid e ci mancavano ancora alcune riprese. L'abbiamo terminato post-Covid, quindi è un film a tutti gli effetti. Coprodotto da me e da Lorenzo Lepori per la regia di Lorenzo ed è un horror. Se io adesso sto facendo un premontaggio, sto vedendo insomma se tutto quanto a posto, anche collegando le cose nuove con quelle vecchie che abbiamo girato, ma è
un film secondo me molto originale, mettiamolo così, nell'ambiente. Spero piaccia, secondo me sta venendo fuori un bel prodotto, sia io che Lorenzo siamo soddisfatti, è un film Tu molto... a me hai detto fuori di testa, quindi io adesso lo dico. È un film fuori di testa. È parecchio fuori di Bisogna testa. creare un po' di hype, Sì, è parecchio fuori di testa, è un film anche molto violento, è un film veramente delirante sotto certi aspetti, anche delirante il concept, anche il coraggio, tra virgolette, che abbiamo avuto per cercare di affrontare, chiamiamolo un po' statomico horror, chiamiamolo così, con dei anche un budget... po' erotico, mi avevi detto. Sì, c'è parecchio, Questo sì. va detto perché vendi più copie. Naturalmente. E quindi niente, adesso stiamo andando avanti, adesso sto facendo una sorta di premontaggio, bisogna un attimo vedere. Però insomma il prodotto può essere interessante, si spera che fine anno, inizio anno nuovo uscirà in distribuzione. Secondo me merita la visione, insomma. Secondo me non è male per niente, non è male per niente. Bene, bene. Tra l'altro Lorenzo ha un film in uscita che è la Beyond Omega, tra l'altro io l'ho visto, è un film anche quello molto molto particolare, tra l'horror e il grottesco, secondo me merita, e secondo me quando uscirà Beyond Omega sarà un bel successo un video, perché è un film, ha dei twist notevoli, è un film veramente strano, veramente interessante. Ho visto delle grafiche, ha dei richiami un po' anni 70, 60, così. Il taglio poi moderno del Ah, film, ok. Però però c'è qualcosa dentro, no? sì, qualcosa. Si percepisce questo amore per quel gusto lì. Questo assolutamente, lui poi aver saltato poi, sì. Va bene, io intanto dico a tutti velocemente, se avete delle domande, fatele. Fatele. Vabbè, questo film lo presenteremo, che ne so, al prossimo raduno di Non Aprite Questo Blog, non lo so. Io in realtà sto pensando di fare un raduno, poi dopo inizio a dire, ah no, ma invitiamo quello, diventa un festival. No, un festival no, ti prego, perché mi viene l'ansia preparare cose troppo... Ah, ecco, bravo, bravo, che ce ne stavamo dimenticando. Darione ci Mario, chiede di grande. spasmo. Anticipazioni, cerca di sbottonarti un po', dai, fammi... In realtà diciamo che per il momento noi abbiamo già quattro titoli, però sto cercando di inserire un altro titolo e spostare uno dei quattro all'ulteriore uscita. Comunque, i titoli sono: per il momento c'è Back from the Dead di Matt Jesley, che era l'autore di The Necrophiles. Questo è un film che ha fatto precedentemente, molto lurido, molto molto underground. Più lurido di Necrophiles. No, più lurido, No, ma dai. quello di Necrophiles. Necrophiles mi sembra che ci sia anche una specie di feto volante, un feto volante, mi ricordo. Abbiamo Peccato, un bambino ce zombie l'abbiamo che giù in scappa. garage, se no facciamo volare, no? Poi uscirà Ozone, sempre di J.R. Buchwalter, l'attore di Dead Next Door. È un film, sì, anni dopo, è un action anche questo, dove si mescola il tema delle droghe futuristiche e gli zombie, ma è particolarissimo. Poi c'è un film che... Ah, grazie. No, perché non Allora, chi l'ha chiesto? Ah, perché non posso, c'ha ragione. E poi c'è una bomba, che questo è veramente uno dei film più luridi. Questo è veramente lurido. Questo gli ho dato la caccia e sono riuscito a trovare veramente un film, The Bride of Frank. Cioè, questo è un film assurdo. È la storia di Frank, che è un vecchio sdentato, semianalfabeta del profondo sud degli Stati Uniti, che deve trovare moglie. E in questi 85 minuti farà di tutto per trovare moglie. Vi posso garantire che è una cosa veramente, cioè lo stomaco, il pelo sullo stomaco, è sia È crudo. bello che se lo dici tu, suona tutto in un altro modo, cioè la gente si preoccupa, capito? No, ma in realtà è molto divertente perché è un film grottesco, quasi la John Waters, però indubbiamente è un po', insomma, quando ti vedi sto vecchio bavoso, schifoso per 80 minuti che fa cose orribili, dopo un po' un senso quantomeno di sporcizia, insomma, ecco, ti viene addosso. E poi abbiamo in sospeso, è un po' indeciso fra due film, ce n'è uno più moderno che sto cercando di chiudere la trattativa adesso, un film del 2016, che è il remake di un famoso splatter, non vi dico di più perché prima vorrei chiudere, mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, Giusto, no? giusto, giusto. E l'altro invece per certo, che già abbiamo ma non sappiamo se slittarlo, è Skinned Alive, prodotto sempre da J.R. Buchwalter e diretto da John Kilgore, che è un altro regista, e questa è una sorta di Non aprite quella porta in salsa demenziale, ma veramente molto molto gore, molto gore. Quindi insomma la roba c'è, ecco, ma poi altri Bene. cantieri, insomma c'è, belle uscite prossimamente.
Bene, bene, sono contento. Ingrid ha già pensato a come fare le spasmofagelle. Tutto poi nella versione vecchio bavoso. Bene, bene, sono davvero curioso. Devo dire che rendono tutto il prodotto caratteristico. Ho notato anche, adesso io non so il termine tecnico perché sono una capra, la schermata dove fai play, dove ci sono gli extra, se qualcuno sa come si chiama lo scriva. Comunque sono migliorate molto rispetto ai primi spasmo. Cavolo, sono proprio belle adesso, cioè sono proprio delle figate. Cioè, se ti viene da metterle come sfondo e lasci la TV che va. Ma anche perché Spasmo è iniziato insomma underground in sordina, è stato un esperimento. Adesso possiamo Certo. fregiarci dell'onore che insomma è diventata la linea principe di Jet Movies, cioè forse è la linea che insomma, va più forte. Tutti mi scrivono il menu, vabbè, sì, il menu, pensavo ci fosse un termine, è come dire la custodia, no? Questo L'outing si del menu. chiamerebbe Amarai, credo che si chiami, no? Bravo, Marai. Tra l'altro io faccio le recensioni di film, non so manco come si chiamano le custodie, comunque, pensavo che il menu avesse anche quello un nome tipo esotico. Ma tu lo sapevi, Ingrid, che probabilmente rischiamo di fare una grigliata con il Gonz agosto? Ah sì, questa è la chicca. E la chicca è, no, non è colpa mia, io non ho scelto il posto, sarò in vacanza vicino ad Alex, quindi non lo so, magari salta fuori. Qua da qua. Non diciamo dove siamo, che poi ci vengono a prendere. Guarda. Non si sa mai. Perché io insulto tanta gente, poi magari mi vengono a cercare. No, sto scherzando, sto scherzando. Guarda, Dario ti chiede, abbiamo ancora 8 minuti. Poi rispondiamo magari a Dario, poi ti chiedo di invitare tutti a seguire questo blog su Twitch per parlare, insomma, per vedere la prossima live dove parleremo degli spasmo video, detto come lo dici tu, però lo devi dire. Ah, Ok? video. Esatto. Vai, Dario ti chiede cosa stai progettando? Tu dici ho appena finito di girare una roba e già. Perché Dario parla Per cognizione di causa. ottobre, se tutto va bene, se ne fa anche un altro. Stavolta la regia sarà la mia e insomma anche questa è una collaborazione con Lorenzo, però insomma se tutto va bene c'è la Ingrid che sarà attrice protagonista. Ma Il no, film ma io che dicevo questo puzzetto, un po' smanetto. Smanetti anche, va bene, però insomma senso, sarà un film horror tosto, tosto, tosto anche questo. E se tutto va bene, se non ci sono altri problemi di maledizioni di Covid, lockdown o quant'altro, noi a ottobre si gira, cioè abbiamo già le location, cioè abbiamo gli attori, gli effetti E i e i cadaveri. cadaveri. Quindi se tutto va bene, a ottobre se ne gira un altro. Nel frattempo, questo che abbiamo girato con Lorenzo è già pronto. L'idea è quella di fare una No, piccola. stai mai, no, ma non sei stanco, non hai voglia di fare un respiro e sbatterti sul letto e dire non faccio niente. Ma guarda, ti dico la verità. Allora, fino all'anno scorso, quando non era arrivato questo blocco del Covid e quindi ero gonfio di lavoro fino qua, veramente a pensare di fare due film in un anno mi sarei piuttosto sparato in ginocchio. Adesso io sono un disoccupato di lusso, quindi io posso girare tutti i film che voglio, finché campo, finché sopravvivo. Ok, vabbè, no, va bene così. Intanto Dario dice Ingrid è la screen queen del cinema indie italiano. È il mio sogno. Dario. Ma tra l'altro io ho la percezione che l'horror in generale sta andando tantissimo di moda, tant'è che adesso stanno uscendo tanti film supereroistici che vogliono spacciare per horror, come questo film qua che io chiamo New Mutants, non New Mutants. Qual è? È un film della Marvel che spacciano per film horror, in realtà è una boiata. Quindi credo che sia un buon momento per l'horror e che stia andando veramente tantissimo di moda, nel senso che contamina anche gli altri generi senza per forza, insomma, i registi non fanno per forza tipo Il Cervo Sacro, questi film qua che non sono puramente degli horror, hanno delle componenti horror forti. Ma è normale perché il periodo è talmente tanto di incertezza, di insicurezza a livello Sì. mondiale che l'horror prende piede perché la gente ha bisogno. Così come quando c'era la guerra fredda, così come quando c'è stato Chernobyl. Insomma, quando c'è un momento di grande crisi, la gente ha bisogno di sfogarsi, ha bisogno di incanalare la paura da qualche parte, come fosse un È un po' gioco. catartico, Sì, no? è un po' come quando vai sulle montagne russe, no? Fai quell'urlo liberatorio e scendi che ti senti libero, felice, carico. È uguale l'horror adesso va perché la gente adesso ha paura.
Di conseguenza, E noi però ci piace sempre. sempre, vabbè, a me. Va bene, allora io ringrazio tantissimo tutti e due, grazie mille per essere stati di nuovo qua, le live con voi sono sempre troppo fighe perché sono come se de degli amici, anche se ci conosciamo poco, parlano. Che poi secondo me il cinema è anche questo, anche con i miei follower, con chi segue, non aprite questo blog. Non lo so, ci avvicina veramente tanto questa cosa del film, della stessa passione, perché poi siamo anche un po' incompresi, no? Cioè, non ti capita, a me, secondo me vi capita spesso che a me capita e mi dicono, ma come fai a guardare tutti quei film horror? Cioè, come se fosse tipo, come fai a mangiare 10 kg di tiramisù al giorno? Non è così, infatti, cioè, anzi, probabilmente fa anche bene, non so. Io sono piuttosto convinto, a me mi ha salvato la vita loro, quindi Infatti, infatti. dirlo. Va bene, allora invito tutti a seguirci dappertutto e poi lascio la palla a Alex per invitare a me e seguire i prossimi aggiornamenti di Sì, non aprite questo blog, ragazzi. per sapere tutte le uscite di Spasmo video, però ragazzi, seguite il Gonze, non aprite questo blog, seguitelo su Facebook, su Twitch, su Instagram, ovunque voi non siate. per strada. Iscrivetevi, non seguitelo per strada, questo possibilmente vi arrivano le notifiche, io mi connetto sempre anche su Instagram, fa delle dirette molto fighe. È un ragazzo in gamba e soprattutto pubblicizza Spasmo video, quindi merita lunga vita. Oh, grazie. Non aprite questo blog. Grande, grazie mille ragazzi per il supporto. Per il Gonza, voto 10! Oh, grande, ho avuto la spasmo pagella, cazzo. Fantastico, guarda, sono troppo felice. Grazie di tutto, caro. Grazie a voi ragazzi e mi sa che ci vediamo presto. A presto, Ciao. caro. Ciao, ciao, ciao.